è ormai da anni la più importante kermesse dedicata al mondo dei fumetti d'Italia ed ogni edizione aumenta il suo parco visitatori ed espositori. Ha preso il via e durerà sino a domenica prossima 3 novembre l'edizione 2013 di Lucca Comics e le strade del capoluogo toscano si animano di colore e fantasia. Un centro storico piacevolmente invaso da migliaia di appassionati del settore che convergono sulla città delle mura per vedere l'annuale concentrazione di editoria e rappresentazione dal vivo del settore dei comics a 360 gradi. Già da tempo gli alberghi della città sono sold out e addirittura di riflesso anche quelli di città limitrofe come la stessa Pisa godono di questa piacevole impennata di prenotazioni. E da quest'anno c'è pure una possibilità low cost di alloggio, grazie ad una tensa struttura messa in piedi dalla Croce Rossa per venire incontro ai portafogli dei più giovani. Le numerose strutture che ospitano gli espositori e la variegata movida che dà libero sfogo alle fantasie dei singoli ben si inseriscono nel contesto cittadino. E allora si fregano le mani gli esercenti lucchesi e anche i semplici visitatori che possono cogliere l'occasione per ammirare i tanti bellissimi scorci della città, come i passaggi sotterranei delle mura. È un trionfo d'immagine da catturare quello che si apre agli occhi di foto e video amatori, e l'arrivo della gente è ben coordinato anche da cartellonistica e segnaletica appropriata. E c'è anche chi mette in piedi un sito di prenotazioni di pullman da tutta Italia per arrivare sin qui, come si trova su comicsinbus.it. Insomma, approfittando anche del bel tempo di questa fetta di autunno, ci sono ancora 3 giorni da non perdere per poter assistere a questo evento e fare anche piacevoli incontri. Ciao da Wonder Woman!